pochissime parole, in questo caso solo per dire il senso dell'incontro di oggi pomeriggio, costruito con una notevole rapidità, come avete potuto vedere, e anche per ringraziare i nostri ospiti. Parto da Marco Tarquinio, che è seduto qui vicino a me, fianco a me, che è il direttore di Avvenire, che ringrazio in modo particolare della disponibilità che ha avuto. Si trovava oggi a Roma anche per la Tempeni, ma mi ha molto colpito che ha immediatamente aderito a questa nostra richiesta, a questo nostro invito. Lucia Nunziata sta salendo, conosciamo tutti molto bene. Al tavolo, come vedete, c'è Enzo Amendola, che è il responsabile esteri del PD ed è anche il capogruppo del PD del nostro gruppo della Commissione Esteri della Camera. Verso le 15 ci raggiungerà il ministro Paolo Gentiloni, che aveva una colazione di lavoro, ma che ha aderito subito a questo nostro invito, che mi fa molto piacere, perché il suo intervento sarà quanto mai utile e prezioso in questo momento. E invece devo scusare io, lo faccio io per lui, Renzo Cuolo, che mi ha mandato un sms metà mattina scusandosi profondamente, perché mentre andava alla stazione di Padova per prendere il treno da venire qui da noi, poi aveva degli altri impegni a Roma nel pomeriggio, è stato tamponato, non ha avuto danni né conseguenze. Non si tratta di un evento da ricondurre alle sue attività, ma comunque si scusa con voi e con noi, ma sarà per un'altra occasione. Ma guardate, mai come in questo caso, in questa occasione, il senso della riflessione che stiamo facendo in questi giorni, che facciamo anche il pomeriggio, è nella forza e nell'impatto delle cose, no? Degli eventi. E da questo punto di vista io penso che siamo tutti consapevoli come questa notte parigina del 13 di novembre è destinata a restare scolpita, come accade a quegli eventi che conoscono una vita relativamente breve nella cronaca, ma che per la loro potenza, la loro forza, l'impatto che hanno, sono destinati a farsi storia in un tempo rapidissimo. È stato così, ovviamente, il pensiero corre al 12 settembre americano, ma ogni paese, compreso il nostro, seppure per fortuna in una stagione storica un po' diversa da quella che viviamo oggi, ogni paese conosce delle date che possiedono questa carica simbolica. E io penso, banalità, ma insomma, che la strage di Parigi entra a pieno titolo in questa sorta di calendario civile che riguarda naturalmente la Francia scossa in profondità, ma riguarda complessivamente l'Europa. Ed entra nel calendario civile per un verso con, come definirla, con la spuna libera delle vittime. Io almeno appartengo ad una generazione che ha molto amato quel libro e anche la straordinaria interpretazione poetico-musicale che richiede un grande artista, ma è un po' la sponda libera delle vittime, dietro le quali c'è una umanità che ha quei numeri terribili, 130, 131, non ricordo con precisione, morti, restituisce poi volti e biografie. E se le leggi, entri nella dinamica di questo attentato con degli occhi anche in parte diversi, la nostra Valeria, ma anche, io le cito, le due sorelle musulmane che da una cittadina francese si sono portate a Parigi nel fine settimana perché dovevano festeggiare il compleanno di un'amica in un ristorante, ma hanno scelto il ristorante sbagliato. E oggi c'è un'analisi biografica e anagrafica che mi ha colpito molto e che riguarda l'età media delle vittime, mettendo in sequenza autoria la Turchia, gli attentati di Parigi, l'età media, cinica statistica direte voi, è di 34 anni. C'è un terrorismo stragista che uccide i ragazzi. E sono ragazzi quelli che uccidono altri ragazzi. È stato così, autoria, è stato così in Turchia, è stato così a Parigi. Tutto questo è motivo di riflessione, quindi da una parte c'è la sponda libera delle vittime, dall'altro lato c'è l'impatto della strage sulla politica e sul destino prossimo dell'Europa, che poi è il tema della nostra riflessione oggi pomeriggio. Ora, io non mi permetto una sintesi che sarebbe per forza parziale della quantità di analisi, di commenti, di
interpretazioni che stiamo leggendo in questi giorni. Peraltro abbiamo qui un direttore importante, un quotidiano molto autorevole e tra poco la direttrice Annunziata. Forse per prima cosa bisognerebbe delimitare l'ambito della riflessione, tenuto conto che sotto il titolo generale La lotta a Daesh, la lotta al nemico, all'avversario che oggi si staglia davanti a noi, ci sono diverse possibili chiavi di lettura e di senso per quello che noi stiamo vivendo, a cominciare dalla natura di questo conflitto. Che cos'è questo conflitto? L'incipit del presidente Hollande a Versailles, quel siamo in guerra, ha colpito molto per l'impatto dell'affermazione e le implicazioni che ha sulla nostra civiltà politica, sulla nostra civiltà giuridica. Ma il nodo non è solo nella reazione della Francia e dell'Europa, che pure è destinata ad un cambiamento profondo di fronte ad un attacco di questa natura, di questa portata. Il tema è con quale strategia la coalizione, l'ampia coalizione anti-Daesh, pensa di azzerare il pericolo. Cioè quale equilibrio è destinato a formarsi nel teatro siriano, come quell'accenno di distensione tra Obama e Putin che alcuni hanno voluto sottolineare al G20 dell'altro giorno, può costituire, la domanda è se può costituire una vera svolta nei rapporti tra quelle due potenze. Quell'immagine che abbiamo tutti visto sui giornali del presidente americano seduto e partendo con il busto, poi la prosemica nella politica, un ruolo non banale, no? Verso il presidente, l'interlocutore russo, e il presidente russo a sua volta proteso verso il presidente americano, lasciava intravedere una sorta di segnale di distensione. Poi, infatti, la cronaca delle 48 ore immediatamente successive già rendono più problematica quella interpretazione. Ma in questa dimensione, come l'Europa immagina di governare il tema che ha davanti a sé, cioè del ruolo che vuole esercitare, che vuole svolgere in questa delicata partita che richiede una strategia comune della coalizione? L'altro ieri, forse l'avete letto, anzi sicuramente l'avrete visto, su Repubblica, Lucio Caracciolo ha suggerito uno scacco al terrore, questo è il titolo che è stato dato al pezzo di Caracciolo, in quattro mosse, e con una premessa che diceva più o meno questo: nello scontro che si è aperto, anche quella è un'affermazione che fa riflettere, diceva Caracciolo, nello scontro che si è aperto la vittoria non dipende dai carnefici, ma la vittoria dipenderà dalle il che tradotto vuol dire che Daesh, l'ISIS, non arriverà mai a conquistare né tutto né parte dell'Occidente, però questo mi pareva il senso dell'osservazione di Caracciolo, però se l'Occidente sbaglierà le sue scelte fondamentali, quel disegno disumano potrebbe conseguire il vero obiettivo, che è l'insediamento di uno Stato inedito nella genesi, nelle forme, nei caratteri, di uno Stato inedito a cavallo tra Siria ed Iraq, condizione questa per vincere la guerra senza mediazioni che l'ISIS, che Daesh ha intrapreso contro i musulmani sciiti che vivono in quell'area, in quella regione e in prospettiva anche altrove. E mi fermo subito, ma le cito le quattro mosse di Caracciolo perché avevano questi titoli, proprio ne cito solamente il titolo. La prima mossa era questa. Liberiamoci da una pulsione unicamente militare. La coalizione può dare dei colpi a Daesh, ma la via della sua sconfitta, della sconfitta dello Stato Islamico sul terreno, la formula di Lucio era stivali per terra, non è oggi una strada né credibile né praticabile. E forse, cioè, naturalmente questo è già un primo tema di riflessione per tutti noi. Seconda mossa di Caracciolo: chiariamo bene, scriveva lui su Repubblica, chi sono gli amici e chi sono i nemici. E anche questa mi pare un'affermazione apparentemente banale, ma forse no, non troppo, no, alla luce dei fatti di questi giorni. E lui riassumeva il tema in questo modo: il nostro nemico è lo Stato Islamico. Ma è importante capire bene chi è il principale nemico del nostro nemico. E la risposta a questa domanda è: il principale nemico del nostro nemico è l'Iran, l'Islam sciita. Quindi l'Iran, i suoi alleati attuali in Iraq, in Siria, in Libano, gli stessi regimi sunniti come l'Arabia che in una prima fase hanno pensato di poter usare, tra virgolette, il califfato a proprio vantaggio. E allora con onestà dovremmo riconoscere anche che nel grande campo dell'Occidente e dei suoi interessi, non sempre nobilissimi, diciamocelo,
Vi sono ampie scelte che hanno, come dire, uso il termine di Caracciolo, flirtato con lo jihadismo, il che vuol dire armato e finanziato, anche in questo caso, nella convinzione di poter in qualunque momento dominare la bestia, quel tipo di fenomeno. Però come è stato? E se le cose stanno così, a nessuno in Occidente, come nelle regioni del Golfo, si dovrebbe più consentire il doppio gioco, la doppia morale, per chi la ragazzina ha detto Tex, la lingua rinforcuta. E in questa logica, se la priorità è oggi abbattere Daesh, allora Russia e Iran non possono essere nostri nemici a giorni alterni. E mi pare che su questo punto specifico anche il presidente Prodi, in una conversazione che ha avuto la televisione domenica sera, diceva qualche cosa, largamente condivisa. Terzo punto, terza mossa indicata da Caracciolo, anch'essa chiamata da diversi commenti in questi giorni, è la necessità di un coordinamento più efficace dell'intelligence e delle forze di polizia. E mi pare che ci stiamo muovendo in questa direzione sia a livello italiano, abbiamo votato ieri un emendamento a decreto missioni che prevede un incentivo da questo punto di vista su suggerimento del presidente del COPASI, sia con le scelte che l'Europa sta assumendo. Quarto ed ultimo punto, lui non lo declinava in questo modo, ma lo riassumo io in questa maniera, però mi pare un punto veramente fondamentale, è respingere la linea di quel titolo sciagurato dell'altro giorno. Citiamo solo il titolo, lasciamo stare la testata. Islamici bastardi, per l'ovvietà che l'Islam è una realtà plurale come la cristianità. Ecco, io mi fermo qui, aggiungo solo che se l'obiettivo in questo momento è la sconfitta militare e l'isolamento politico di Daesh, allora ne deriva, ed è un po' anche il senso di questa persona un po' così improvvisata, se volete, un'impressione meno legata alla cronaca e anche alla polemica politica, ne deriva la necessità di attrezzare la migliore strategia diplomatica, militare e politica che vale e si muova in quella direzione. Questo però non significa ignorare gli altri problemi che sono aperti, a partire dal conflitto israeliano-palestinese, oggi non dico cieco, dal profilo che assumerà la vicenda dell'Arabia Saudita, la sua gerontocrazia, che secondo alcuni ricorda sempre di più la decadenza finale del regime sovietico. Lo Yemen, che è un paese oggi sostanzialmente messo a ferro e fuoco, lo scontro tra conservatori e riformatori non risolto all'interno dell'Iran. E poi sullo sfondo l'affermazione del Kurdistan autonomo in Iraq e in Siria, che rischia di attivare la questione kurda in Turchia. Ecco, ciascuno di questi problemi richiederà una strategia e una soluzione, ma in questo momento, prima di, come qualcuno ha detto, di chiacchierare di guerra, di spedizioni, di armi, di bombardamenti, sarebbe bene che l'Occidente, e non solo l'Occidente, apprezzasse finalmente una visione strategica e un piano d'azione che tenesse conto delle clamorose novità che la storia ci mette davanti. Qualche mese fa Emma Bonino ha detto che noi europei, in generale occidentali, siamo abilissimi ad istituire i dittatori, ma molto meno abili e molto meno attrezzati a capire che cosa li deve sostituire il giorno successivo. Ecco, sarebbe molto importante, di fronte alla portata di questi eventi, di queste tragedie, sarebbe credo molto importante che questo giudizio impietoso non si traducesse nell'oggi in una nuova e drammatica profezia. Direi tutto qui, ma non mi pare poco, non per le cose che ho detto io, ma per la portata dei temi che abbiamo evocato. E se siete d'accordo anche con il direttore Tarquino, io